Il 21 agosto del 1964 moriva a Yalta, nell'allora Unione Sovietica, per un ictus, Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano e tra i padri fondatori della Repubblica. Tre giorni dopo, il 24 agosto, a Roma, i funerali. Almeno 1 milione di persone accompagnò in silenzio il feretro da Botteghe Oscure a Piazza San Giovanni, uno dei più grandi artisti italiani della seconda metà del Novecento, Ennio Calabria. A quei funerali, un anno dopo, dedicò una delle sue opere più importanti, I funerali di Togliatti. Lo imiterà 7 anni dopo la morte di Togliatti Renato Guttuso. La Fondazione Pescara Abruzzo è riuscita ad acquistare l'opera di Calabria e l'Imago Museum l'ha presentata al pubblico il 24 agosto. Di fronte all'opera di Calabria, una riproduzione fotografica ad alta definizione dell'opera di Guttuso. La mostra e i funerali di Togliatti costituiscono un evento davvero speciale. È un appuntamento culturale, persino provocatorio nel suo genere, perché si tratta di una mostra che ruota intorno a una sola opera, I funerali di Togliatti, appunto, di Ennio Calabria. L'opera è una sorta di sintesi di tutte le esperienze avanguardiste dell'intero Novecento internazionale e in quanto tale è un autentico capolavoro. Ennio Calabria era un pittore militante, culturalmente impegnato, e non poteva non attenzionare quel grande fenomeno di pubblico che furono i funerali di Togliatti alcuni giorni dopo la sua scomparsa, come sappiamo avvenuta a Yalta il 21 agosto del 1964. C'è una chicca nella mostra tra le tante. C'è il rapporto tra Togliatti e Mario Spallone, un nostro conterraneo. Come sappiamo, i due si sono frequentati per molto tempo, per oltre 20 anni, essendo Mario Spallone il medico personale di Togliatti. E nella mostra si ha modo di apprezzare la intimità del rapporto, ma anche un modo diverso di capire, sotto il profilo umano, una grandissima personalità del Novecento, quale è stato certamente Palmiro Togliatti, uno dei padri fondatori della nostra Repubblica, padre costituente, ed è bene ricordare che fu l'alter ego principale di un altro grande padre costituente, quale Alcide De Gasperi. Di entrambi ricorrono in questi giorni, per Palmiro Togliatti 60° dalla scomparsa, per Alcide De Gasperi 70° della scomparsa. È un po' un modo per ricordarli anche insieme questa mostra. Io faccio parte del comitato scientifico dell'Imago Museum insieme a Gabriele Simongini, che pure si è interessato a questo percorso. Io avevo la fortuna di conoscere il proprietario precedente, perché tra l'altro uno degli aspetti importanti è che questo quadro è stato pochissimo conosciuto, perché ha fatto parte per anni, praticamente dal 1966 al 2024, di un'unica proprietà privata dell'architetto Vittorio Papetti di Veroli, che era una persona di grande cultura e appassionato d'arte, e che ha acquistato praticamente l'opera immediatamente esposta al Fante di Spagna, tra l'altro sottraendola alle mire del Partito Comunista, che voleva, in realtà forse la voleva in dono, e invece lui l'ha acquistata e quindi l'ha tenuta per molto tempo. L'unica volta in cui è stata esposta è stata nella grande mostra di Simongini, che si è tenuta a Roma nel 2016 presso il museo della Fondazione Terzo Pilastro. Da allora anche delle brutte fotografie, oggi avremo delle bellissime fotografie grazie al presidente Mattoscio. Si tratta di un capolavoro e di un punto di snodo nella pittura di Calabria, il quale rivisita la sua posizione in ambito anche politico e si apre, diciamo così, a un'attenzione
particolarmente legata alle passioni, lontano dalle ideologie, come diceva lui stesso, in un momento per lui importante perché finisce la esperienza del pro e il contro, che era un'associazione, chiamiamola così, di pittori, fra i quali c'erano Vespignani, Attardi, Guccione e altri, che dialogavano sulla problematica dell'astrattismo e del figurativo. E quindi questo, da questo punto di vista, può essere considerato il manifesto della pittura di Ennio Calabria. Ennio Calabria dipinge quest'opera l'anno dopo la scomparsa di Togliatti, ma è chiaro che si fa interprete, riesce ed è capace, farsi interprete di un sentimento talmente importante, vissuto, autentico, genuino, che nel paese si era manifestato in occasione del funerale di Togliatti, un sentimento che aveva sconfinato con i sentimenti di appartenenza e che era diventato anch'esso un patrimonio comune del sentimento pubblico della storia italiana. A me appare come un momento di sintesi delle principali esperienze avanguardiste dell'intero Novecento, quindi non solo di quanto è avvenuto in Italia. Infatti si trovano, si rinvengono, almeno da un osservatore dilettante, non professionale, che guarda sommariamente un'opera, non è certamente capace di cogliere tutte le sfumature sotto il profilo strettamente tecnico professionale, ma nella visione sommaria dell'opera è facile che il visitatore così medio, ordinario, ha modo di venire le esperienze espressionistiche, cubismo, c'è un po' di Picasso, c'è un po' dell'astrattismo post-avanguardista e qualche cosa che rinvia anche alla filiera della arte figurativa un po' all'italiana, che è stato una esperienza e ha dato vita, ha alimentato una tradizione, un patrimonio culturale importantissimo, di cui peraltro l'Imago Museum vanta una delle principali collezioni esposte al pubblico, che è la collezione al primo piano, donata a suo tempo dal grande mecenate Alfredo Paglione. Grazie per essere qui, io ringrazio il Presidente Pantoscio per questa realizzazione fatta, devo dire, sull'onda dell'entusiasmo e in maniera estremamente rapida e sintetica, perché abbiamo lavorato luglio e agosto, che sono quei due mesi in cui gli italiani giustamente cercano di non lavorare. E la mostra è una mostra, appunto, come diceva il Presidente, assai singolare, perché un'opera sola, in genere è difficile fare una mostra. Io mi ricordo le mostre perché frequentavo pure io il ghetto, perché lavoravo nell'Enciclopedia Italiana, però questo dà già la misura dello spessore dell'opera. Una mostra del genere si può fare con la Ronda di Notte, fai la Ronda di Notte di Rembrandt, fai una mostra sulla Ronda di Notte con un quadro solo. L'urlo di Munch o cose di questo tipo. La ragazza con l'orecchino. La ragazza con l'orecchino. Esattamente. Solo quadro. Esattamente. Però questo vuol dire che l'opera di Ennio Calabria è la sintesi di un'epoca, è la sintesi di un momento, ed è messa in contrapposizione storica con quello di Guttuso, che è più famoso, nel senso che è stato maggiormente visto, maggiormente esposto e più volte citato. Ma il motivo per il quale questa perla dell'opera di Calabria è rimasta un po' nascosta fino adesso, sono sicuro che non lo sarà più, dipende dal motivo per il quale è qui l'opera, nel senso che possiamo dire fortunatamente l'opera venne acquistata da un collezionista un po' outsider, l'architetto Vittorio Papetti di Veroli, di cui oggi abbiamo
la presenza del figlio Lorenzo, che ringraziamo insieme alla signora, che è stato il coartefice, diciamo, il coartefice di questa realizzazione, perché l'opera è rimasta nella sua collezione, splendida collezione, praticamente dal 66 fino al 2024. È stata esposta a Roma nella famosa mostra di Gabriele Simoncini, che pure ha collaborato che si divenisse a questa soluzione di acquisto, della mostra presso la Fondazione Terzo Pilastro ormai nel 2016. Palazzo Cipolla di Rimosso, prestigioso Palazzo Cipolla di 2018. Che io visitai e naturalmente parlavo, non solo visitai, ma in quell'occasione feci l'intervista a Ennio Calabria, che sta nel catalogo della mostra stessa. Quella è stata una delle rare occasioni, e questo è il motivo per cui l'opera di Guttuso è più nota. Ma l'opera di Guttuso è un po', come dire, minata da una serie di aspetti che riassumiamo brevemente, che sono sostanzialmente e soprattutto anche aspetti pratici, perché venne realizzata nel 74, quindi 10 anni dopo i funerali di Togliatti, in maniera molto rapida, perché si doveva esporre le due grandi mostre che l'Unione Sovietica dedicava a Guttuso, vale a dire una a Leningrado, allora era a Leningrad, e a Mosca, e quindi Guttuso la realizzò su pannelli di faesite che si dovevano montare con dei fogli di carta dipinti ad acrilico, utilizzando delle proiezioni per fare prima i ritratti, non che Guttuso non sapesse fare i ritratti, ovviamente uno dei grandi ritrattisti del Novecento, però per fare prima. E quindi con un percorso un pochino montato, tutti i fiori che voi vedete lì sono ritagliati dalle bustine dei negozi di fiori che vendono i semi, e sono state appiccicate in quel punto. Quindi diciamo che è una visione un po' meccanica e nello stesso tempo, come diceva il Presidente, storicistica, cioè racconta il momento con una prospettiva anche storica, perché ci trovate in mezzo Lenin, ci trovate Stalin, ci trovate anche Trotsky, ci trovate figure che sono la storia del pensiero comunista.